Nell'ambito della campagna contro i videogiochi violenti promossa da Klaus Condicio, raccogliamo ora un parere anche dall'onorevole Paola Binetti, deputata dell'UDC, a cui abbiamo chiesto appunto di commentare il videogioco State of Emergency che avrebbe prefigurato in un certo senso quelli che sono gli scontri avvenuti sabato scorso a Roma durante la manifestazione del 15 ottobre, appunto. In questo momento siamo tutti sotto shock per quanto è accaduto a Roma sabato scorso. Siamo sotto shock perché l'entità della violenza ha fatto pensare che non si trattasse di un intervento isolato, ma di una vera e propria forma di guerriglia urbana. A questo punto, tutte quelle che sono delle fonti che direttamente e indirettamente possano eccitare questi sentimenti di violenza e possano in qualche modo far perdere un po' la capacità di distinguere tra quello che è il gioco e quella che è la realtà, come se la violenza virtuale, che è facilmente evidentemente cancellabile, no? Potesse a un certo punto invece generare una violenza reale che lascia tracce molto più profonde. E io credo che da questo punto di vista vada fatta una grande azione di prudenza da parte di coloro che costruiscono questi giochi. Una grande azione di prudenza davanti ai genitori, fin quanto i genitori sono in grado di farlo, ma non c'è dubbio che la parte più importante va fatta direttamente sulle persone e vanno, diciamo, i giovani, i giovanissimi o anche eventualmente quelli un po' meno giovani, vanno messi a contatto con quelle che possono essere le conseguenze di un stato d'animo costantemente in tensione, costantemente ai limiti, no, dell'esasperazione, perché anche l'indignazione per ognuno di noi è un processo, no? Tutti cominciamo indignandoci poco, però poi piano piano il livello di indignazione cresce per una serie di motivi. Allora, questi giochi corrono il rischio di diventare un po' dei detonatori da un lato di tensione, oppure invece possono porsi nella fase iniziale, che è quella che comincia a creare assuefazione alla violenza. Perfetto, chiarissimo. Ovviamente quindi siamo contrari.